Oggi abbiamo come ospite sullo sfondo il signor Pablo. Al signor Pablo piace mimetizzarsi in mezzo a coperte di vario genere, ma soprattutto quelle morbide e calde. Ciao amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Giulia e sono un'artista autodidatta. In questo video vi voglio parlare dei materiali che utilizzo per colorare, disegnare, dipingere, eccetera. Spesso mi ritrovo a parlare con voi su Instagram di materiali. Le domande che mi vengono fatte più spesso sono: quali sono i materiali migliori? Quali sono i materiali con cui mi sono trovata meglio? Quali sono i materiali che possono risolvere alcuni problemi? La scelta dei materiali è una cosa molto importante e soprattutto quando si è all'inizio, scegliere un materiale piuttosto che un altro è una cosa veramente difficile. La cosa secondo me più importante è capire quali sono le cose fondamentali che ci servono all'inizio. E quali sono le cose invece che si possono comprare in un secondo momento? Oggi vi farò vedere i miei materiali, non tutti, solo quelli che reputo più importanti e quelli che possono aiutare veramente. Nel frattempo vi metterò il prezzo aggiornato qua in basso, così potrete capire man mano che vado avanti quanto può costare una tecnica piuttosto che un'altra. E giù in descrizione vi metterò tutti i link. La maggior parte delle cose le ho acquistate su internet, su vari siti, che siano Amazon, MoMarte o altri siti di belle arti, ma alcune cose le ho comprate in negozi fisici e non so se riesco a trovare esattamente quel prodotto. Nel caso non dovessi trovarli, vi lascio dei prodotti simili o di altre marche che so che sono molto buone e che la qualità non scende. Come ultima cosa, prima di iniziare, volevo precisare che le cose che vi mostrerò non saranno le cose più economiche, ma le cose che io reputo migliori in fatto di qualità-prezzo. Ovviamente ci sono materiali che costano di più e sicuramente hanno una qualità superiore, ma io quei materiali li vedo da valutare più in un secondo momento, oppure quando ci si appassiona veramente a una tecnica e si vuole alzare il livello. Bene, ora iniziamo dalla tecnica base di tutte le altre, ovvero il disegno. La cosa che consiglio io per disegnare è prendersi un set di matite come questi. Ovviamente, se non volete spendere subito quei 10-15 euro, potete comprarle sfuse in cartoleria. Comunque, è molto importante avere una scelta varia di matite, per esempio. Se non volete comprare il set, potete comprare una HB, una 2H e una 4B. Però questi ritengo che siano sempre quelli più convenienti. Tra i due set, per alcune cose preferisco questo. Queste a confronto sono più morbide di queste, proprio nei numeri. Queste qui ovviamente le sto già usando da tantissimo tempo, invece queste le ho comprate quest'anno e le usate un po' meno. In ogni caso sono tutti e due buoni set per disegnare. Questa qui ha più matite morbide, arriva fino alla 8B e parte dalla 2H. Invece questa parte mi sembra dalla 4H e arriva alla 4B. Per fare la punta alle matite, la cosa più usata ovviamente è il temperino che si usa fin dalle elementari, ma se siete un po' più grandi e non vi tagliate le dita, vi consiglio di usare il taglierino e fare le punte in questo modo. Vi dura molto di più e poi potete decidere di grattare un po' la mina e farla diventare sottile in modo che man mano che andate avanti rimane sempre sottile il tratto. Magari un set del genere vi può essere anche utile se andate ancora a scuola e fate educazione tecnica, mi sembra che si chiami ancora, quando fate tutti i disegni sui fogli lisci. Le matite dure vi possono salvare la vita decisamente. Una cosa che vi può aiutare moltissimo a fare disegni piccoli è la matita meccanica. Con ovviamente la sua mina sottilissima, vedete, riuscite a fare dei dettagli che con le altre matite vi viene molto molto più difficile. Io la uso spesso per fare per esempio le ciglia, i dettagli degli occhi oppure proprio i disegnini piccoli che magari devo fare un volto grande così e con una matita normale non riesco a fare tutti i dettagli che mi servono ben definiti. Questa consigliatissima. Due cose fondamentali, gomma e gomma pane. Sono
soprattutto la gomma, che chiaramente questo lo sa anche un bambino. La gomma pane può essere veramente tanto utile se fate dei disegni che vanno poi colorati. Chiaramente se fate invece dei disegni che continuate solo con le matite, invece in questo caso vi può essere meno utile. Come avete già visto in altri miei video, la gomma pane si impasta, si scalda. Poi la si fa diventare un salamino e si fa così sopra il foglio e si toglie tutta la graffite in eccesso. In altro modo, se no, si può tamponare facendo così. Questa adesso è dura perché non la sto impastando, però comunque queste sono le due tecniche. Poi ci sono gli sfumini che sono una di quelle cose che vi direi di vedere in un secondo momento. Sono molto utili se fate disegni con matite e poi non li continuate, un po' meno utili se poi colorate, perché ovviamente la sfumatura vi va un po' a intralciare nel processo di colorazione. Nel frattempo potete utilizzare le dita come facevo io prima per sfumare, ovviamente vi farà una sfumatura meno precisa, però comunque sarà una sfumatura degna. Una cosa non indispensabile ma utile è la gomma matita. Utilissima per andare a ripulire piccoli pezzettini, ma come vi dicevo, non indispensabile perché potete fare la stessa cosa andando a tagliare la gomma. Chiaramente, se vi trovate in cartoleria, queste penso che costino su tipo 1 euro e vale la pena comprarle perché vi possono aiutare in certi casi. Un'altra cosa non indispensabile, ma che io utilizzo spesso, sono questi pennarellini che utilizzo appunto per ridefinire il disegno e poi cancellare la matita sotto. Ma questa è una cosa che chiaramente può esservi utile se poi andate verso quello stile di disegno un po' più definito. Per esempio, io la uso per ridefinire i disegni dei tatuaggi. Uso questi e ho preso questo set con queste varie punte perché conviene di più e alcune punte è difficile trovarle in giro. Ultima cosa per il disegno, ma la prima per la categoria fogli, è questo sketch di fogli che sono più spessi di quelli, per esempio, della stampante e sono anche leggermente ruvidi, che per fare alcuni disegni vi cambia veramente tutto. È importante avere il foglio leggermente spesso perché se si vogliono fare delle sfumature, il foglio sottile può anche bucarsi. Io mi trovo molto bene con questi fogli perché, come vedete, sono da 160 grammi, non sono spessissimi, però per fare dei disegni semplici in cui già metto delle sfumature, ok, vanno molto bene. Passiamo a questa carta della Canson, che dovrebbe essere per quello. Allora vi spiego. Io questa carta l'ho utilizzata per anni per imparare a usare gli acquerelli e devo dire che devo ringraziare in un certo senso perché questa carta è stata così pietosa che poi quando sono passata ai cartoncini di cotone mi sono trovata molto molto facilitata e mi è sembrata di stare in paradiso poi. Però effettivamente per l'acquerello non è il top assolutamente, ma nel contempo va molto bene per i gouache. Per usare quelli mi ci sono trovata molto bene perché è una carta che non è troppo ruvida, quindi non si vede la texture quando si va a colorare perché, se non lo sapete, quando i gouache asciugano rimangono piuttosto opachi e lisci. Se c'è una texture troppo presente, secondo me non è un granché. È meglio avere un foglio un po' più liscio, se così si può dire, comunque è leggermente ruvido, diciamo così. È una carta che costa poco confronto alle altre. E secondo me ne vale la pena per usare i gouache, come vi dicevo, e non per gli acquerelli. Invece, per gli acquerelli, se volete spendere poco, fare tanta pratica e avere tanti fogli, vi consiglio questo sketchbook che è sempre di carta, di cellulosa, non è di cotone, ma mi ci sono trovata molto meglio rispetto ai fogli che vi ho fatto vedere appena prima. L'ho finito tutto perché l'ho usato l'anno scorso per farci l'Inktober, quindi diciamo che l'ho provato per bene. Come vedete qua era
proprio tutto un disegno pieno, 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 pieno di colore, come questo, questo e questo no. Però comunque è una carta abbastanza valida. Vale la pena di provarla perché comunque ci si possono fare un sacco di cose. Se volete salire di livello con la carta d'acquarello, vi consiglio la Arsh. È una delle mie carte preferite. Allora, parlare di carta non è esattamente giusto perché in realtà è fatta di cotone 100% e ci sono questi due formati che io utilizzo più spesso. Ormai la 4 diciamo che lo sto mandando un po' in pensione perché preferisco fare disegni su, o meglio, acquarelli su un formato più grande. Di questa carta qui si possono anche comprare i fogli, quelli enormi, per fare gli acquarelli enormi. Decisamente un costo superiore a tutte le altre carte, forse è una delle carte che costa di più, però ne vale assolutamente la pena. Quello che vi posso dire è che comunque assorbe tantissima acqua. Su questa carta qui ci si può fare di tutto. Un'altra carta che trovo ugualmente buona è questa della Canson Heritage, 100% cotone, pure questa, un po' più fine come grana. Queste linee le ho fatte io, non sono tutti così, E mi ci trovo molto bene, appunto essendo un po' più fine, per certe cose la preferisco. Ha un formato diverso però, non c'è il formato di questa carta qui, quello standard A4 o A3, ci sia questa misura e poi mi sembra che ci sia quella un po' più piccola che si avvicina all'A4. Di entrambe ne ho provati diversi album, posso dire che sono il top e li adoro. Mi trovo molto bene con entrambi, forse questo ce lo vedo un po' di più per lavori dove si lavora tanto col bagnato su bagnato o si mette veramente, veramente una quantità enorme di colore. Anche questa comunque è molto buona, non ho mai avuto problemi né con una né con l'altra. Ultimo album di oggi della Moleskine, questo mi era stato regalato. È un mix di cotone e carta, però penso che sia più carta che cotone. L'ho provato per l'acquarello, non mi ci sono trovata benissimo, però mi ci sono trovata bene per usare il gouache e gli Ecoline. Adesso ho questo disegno al contrario perché l'ho usato l'altro giorno, non sapevo più da che parte girarmi, probabilmente l'ho preso al contrario. E anche questo è un fuori formato, non è né una 4 né una 5, è abbastanza piccolo. E come vi dicevo, mi ci sono trovata bene per quei due materiali, per l'acquarello un po' meno. A questo punto non saprei se consigliarvelo rispetto agli altri, perché comunque è piuttosto costoso, mi sembra che costi sui 20 euro. E comunque una buona carta, ve l'ho fatto vedere perché la marca, essendo famosa, magari vi può venire in mente di provarlo. E semplicemente è questo quello che ne penso. Questo ve l'avevo già fatto vedere in un altro video, mi sembra. Però è uno sketchbook che avevo comprato all'Esselunga. E l'ho utilizzato fino a qualche mese fa, poi sono passata ad altre cose. Qui veramente questo è lo sketchbook che faccio tutte le cose che mi passano per la testa, come vedete, un po' di cose a birra, un po' di cose a matita. Allora, il costo mi sembra che sia sui quasi 5 euro, non è tanto. Come carta, diciamo che va bene solo per lo sketchbook. Se volete fare disegni un po' più carichi, per esempio tipo questi qui del gatto, in realtà non va tanto bene perché la carta è liscissima, contate questo. In ogni caso, se vi trovate all'Esselunga e vi mancano lo sketchbook, vi direi perché no, con le biro va benissimo. Infatti pensavo di prenderne un altro per fare solo sketch con le biro, come vedete questo qui è venuto molto bene. Però se volete pastrocchiare un po' con per esempio i markers, vedete, tralascia molto, moltissimo tutto, senza foglio dietro passa anche nei fogli dietro, e anche con gli acquarelli non va bene perché la carta è liscia, sottile e dorepellente.
quindi vi faccio nota di queste cose. Altro sketchbook, anche questo della Moleskine. Questo dovrebbe essere uno sketchbook per gli acquerelli, con la carta da acquerello. Io l'ho provata per l'acquerello, adesso vi faccio vedere. E ho fatto questa cosa qui e mi ha lasciato qualche dubbio, nel senso che ha creato tutti questi puntini che in realtà non mi piacciono moltissimo, non mi convincono, non penso di essere stata io ad aver fatto questo effetto, quindi per l'acquerello non mi ha convinta. In ogni caso io l'avevo acquistato per fare cose con le gouache e per questo mi piace e penso che continuerò a usarlo. Queste sono le cose che ho fatto, qua dietro c'è una cosa che non ho mai finito. Per le gouache mi ha convinto, per gli acquerelli un po' meno, come l'album di prima. Anche questo si vede spessissimo online e ha un formato particolare che secondo me può valere la pena se appunto volete fare cose che non siano acquerelli, perché ha quel difetto lì. Sketchbook della Talens, i miei preferiti perché sono quelli con cui riesco a fare più cose diverse. Allora, partiamo da questo piccolino. Loro dicono che si può fare qualsiasi cosa su questi sketchbook. Secondo me un po' meno, perché comunque sono fogli sempre un po' lisci, per gli acquerelli non vanno bene assolutamente. Se si vuole fare qualche pastrocchino si può fare, però non, diciamo che non sono proprio l'ideale. La carta è un po' più spessa rispetto a quello dell'Essilunga lunga che vi ho fatto vedere prima. Ci disegno molto bene, mi piace, perché riesco a fare tutti questi effetti che invece sull'altra carta non riesco a fare, perché assorbe meno, prende meno il colore della matita. Io li adoro perché poi sono anche belli, sono proprio, non lo so, mi hanno convinta e ci ho fatto tutti questi disegnini qui. Vediamo cosa c'è qua. E allora, per disegnare con le matite mi ci trovo molto molto bene. Adesso vi faccio vedere anche quest'altro rosa, che invece ho provato a utilizzare per i markers. Devo dire che va molto bene per essere uno sketchbook, per avere tutti questi fogli, anche per il prezzo. Ah, io ho trovato un rivenditore che fa un prezzo un po' più normale rispetto agli altri. Qui ho usato i markers con le matite colorate. Come vedete trapassa anche qui, ma molto meno rispetto all'altro. E niente, qua ho usato anche un po' di acrilico, per questo fa questo rumore. Secondo me, per essere uno sketchbook, per il costo che ha, va molto bene. Appunto, se volete usare le matite, i pennarelli, le matite colorate, è l'ideale. Poi a me piace proprio avere tutti i disegni insieme. L'unico difetto appunto è che trapassa, ma per non avere questo effetto qui ci vogliono proprio i fogli apposta per i markers. Cosa ci vogliamo fare? E così, raga, non si può avere tutto. Ho provato anche gli Ecoline su questi fogli. Vedete, un pochino di imbarcatura la fanno, quindi non voglio immaginare con gli acquerelli, però qua ho fatto dei piccoli disegni per i tatuaggi e non si è imbarcato tantissimo, anche perché di colori qua ne ho messo molto meno. Non è male, cioè poteva venire meglio su un colore, su un foglio apposta, però comunque non mi ha delusa. E questo album infatti continuo ad amarlo. Questo è uguale all'altro tinta salmone, solo che ci sto disegnando tutte le posizioni anatomiche e ho paura che YouTube mi blocchi il video, non ve lo farò vedere. Se volete ve lo faccio vedere su Instagram. Passiamo alle cose da acquerello. Allora, io ho iniziato la mia lunga storia con gli acquerelli con questa piccola palette che ai tempi costava sui 10-15 euro, adesso poi vi metterò qua il prezzo. E adesso vedete solo verdi e marroni perché ho spostato tutti gli altri colori di là. Comunque ho iniziato con questa e mi ci trovo bene. Quando ho capito che gli acquerelli mi piacevano e volevo continuare con la storia, allora sono passata a questa palette, che invece è la palette completa
con tutti i colori. Eccola qua. Anche qui vedete che mancano i verdi perché li odio abbastanza, allora li ho messi nell'altra. E questa è la palette che uso da ormai anni, anni e anni. La adoro, con questa si può fare di tutto. E se si finisce qualche colore, comunque si riescono a trovare i ricambi in giro. Per esempio nei negozi di belle arti o i negozi online si possono trovare ricambi che costano 1,50 euro, 2 euro. Cose così, che vanno molto 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 bene, soprattutto per le persone come me che insistono su alcuni colori e quindi lì finiscono sempre. Appunto, se siete sterminatori seriali di colori come me, vi consiglio gli acquerelli in tubetto. Praticamente il colore è liquido, sono la stessa cosa, solo che appunto sono liquidi. E se dovete fare per esempio delle campiture molto più pigmentate, avete bisogno di molto colore, questi vanno molto bene perché appunto trovate subito il colore che vi serve senza dover scavare nelle cialdine. Io utilizzo moltissimo rosso, vedete i tubetti che fine fanno, infatti poi ho deciso di acquistare i tubetti grandi così. Perché ormai si sa che la fine è quella. Questo comunque è un acquisto secondario, perché se prendete una palette già piena di colori, all'inizio usate quelli che avete, chiaramente. E poi se vedete che alcuni colori finiscono sempre prima degli altri, allora andate sul tubetto. Per chi non lo sapesse, il colore dopo che lo mettete sulla palette o dentro una cialdina, comunque dopo che si asciuga diventa duro e diventa esattamente uguale a quelli secchi. Ho anche questa palette della Paul Rubens che vi avevo fatto vedere l'anno scorso. Devo dire che la uso un po' meno perché la preferisco quando per esempio devo andare a dipingere in altri posti. È meno ingombrante, guardate, da chiusa è piccolissima, si infila anche nell'astuccio. Anche questi colori qui sono buoni, sono un po' più, diciamo che come texture sono tutti piuttosto simili, però comunque sono dei buoni acquarelli anche questi. Secondo me sono bellissimi se volete fare il regalo a qualcuno perché si presentano molto bene. Poi c'è anche tutta la scatola con il suo fazzolettino, bellissimi. Quando si parla di acquarelli non si può non parlare di pennelli. Questi sono quelli classici, hanno prezzi molto diversi gli uni dagli altri e rese molto diverse. Per esempio questi, se siete principianti, dimenticateli, lasciateli stare. Io punterei più su una cosa del genere, oppure questi che sono molto utili soprattutto quando per esempio dipingete in giro. Basta premere e esce l'acqua da questa parte di qui. Li ho usati moltissimo l'anno scorso per l'Inktober perché usare questi pennelli qui ti velocizza molto il processo di colorazione e sono particolari, nel senso che se volete imparare a usare gli acquerelli non ve li consiglio, magari anche questi in un secondo momento. Per imparare subito invece dovete prendere delle forme diverse, delle misure diverse. Provate a prendere per esempio questi qui, erano di un set che avevo pagato pochissimo e poi li sto usando ancora adesso in realtà. E iniziate con quelli che costano meno, poi pian pianino salite. Magari, come vi dicevo anche prima, se avete un negozio vicino a casa e che è fornito, ogni tanto andate a prenderne qualcuno di diverso. E poi quando capite quali sono i pennelli che vi aiutano di più e che vi piacciono di più, allora prendete più forme che vi interessano. Per esempio, io con il tempo ho capito che i pennelli ideali per me erano questi qui, fatti con la punta. Non quelli piatti, non questo, perché spesso io vado a fare molti dettagli e questi qui con le punte, come anche questi che in realtà adesso sono, li ho già usati e non si vede bene la punta,
questi qui bagnandosi vanno veramente proprio a fare le cose super precise. Però il mio stile di disegno e il mio stile di colorazione è diverso dal vostro, e anche per voi sarà diversa la scelta dei pennelli. Questi tre sono il mio ultimo acquisto, in realtà li ho presi quest'estate, però avendo fatto la pausa non ho ancora potuto provarli, sicuramente li vedrete nel prossimo video. L'ultima cosa per gli acquerelli che vi faccio vedere oggi è questo liquido qui. Questo liquido ve l'ho già fatto vedere in un sacco di video, io lo trovo molto utile soprattutto per quando si fanno disegni grandi, campiture grandi, perché si aggiunge una goccia di questo liquido nel colore e ritarda l'asciugatura. Questo potrebbe essere anche un acquisto primario se appunto volete fare disegni grandi. Se invece restate su una 4 o su una 5 non penso che vi serva. È importante saper dipingere senza, perché non bisogna legarsi a troppe cose, a troppe abitudini. Però questa è una di quelle cose che mi ha svoltato e mi ha risolto un sacco di problemi. Passiamo alle gouache. Io ho queste due palette della Artix che le amo. Mi ci sono trovata molto molto bene. I colori mi piacciono un sacco. Allora, il colore esterno incide poco, perché quando andate sul sito o su Amazon vedete che ci possono essere varie combinazioni. Questa secondo me è quella più base, che diciamo che se vogliamo iniziare ci serve questa. Invece c'è anche questa versione che ha più colori pastello. Se volete anche voi iniziare a colorare con le gouache, dovete sapere che vanno bagnati e mischiati ogni volta che vanno utilizzati, perché non so se si può capire, comunque per esempio questo si sta seccando e prima di utilizzarlo dovrei bagnarlo e girarlo un pochettino. Quindi una cosa che vi serve assolutamente se volete iniziare a usarli è comprarvi una spatolina tipo questa oppure questa. Con questa io vado benissimo, l'ho sempre usata. Una spatolina, perché così almeno ogni volta che miscelate si pulisce benissimo contro lo scatolino del colore e poi si lava e non porta in giro residui di colore. Basta passarci sopra con un panno così e va via tutto. Si potrebbe anche utilizzare tipo uno stecchino del gelato, però chiaramente ogni volta che si utilizza lo stecchino poi va buttato, perché potrebbe per esempio andare a finire del colore del bianco e non va assolutamente bene. Io, avendo due palette, ho tenuto i due bianchi chiusi e utilizzo solo questi due bianchi qui e sono perfetti. Essendo colori ad acqua e essendo colori che si bagnano, si riattivano, si sciolgono di nuovo, non vi consiglio di metterli o di dipingere sopra le tele. Vi consiglio sempre i fogli e di applicare lo spray sopra. Io ho acquistato appositamente questo spray della Talens, che comunque vedete è anche per acquerelli, e lo spruzzo sempre in ogni cosa che finisco. Protegge anche dai raggi del sole e dal tempo, così almeno siete sicuri che i colori rimangano così per tanto 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 tempo, il più possibile. Dato che stiamo parlando di spray, vi faccio vedere anche quello che utilizzo per i disegni a matita. Questo ce l'ho da un sacco di tempo, lo usavo quando andavo a scuola, ce l'ho ancora adesso, e sono piuttosto costosi questi spray, però durano così tanto tempo e sono così importanti che ne vale la pena prenderli, soprattutto per i disegni a matita, che sapete che la grafite magari vi lascia giù un po' di sporco. Dopo che mettete lo spray ne lascia giù molto 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 meno. Comprateli, perché servono, questi sono una di quelle cose da prendere all'inizio. Ecco qua le matite che utilizzo, e sono quelle che utilizzavo già quando andavo a scuola. Chiaramente non le ho buttate. Colorare con le matite non mi è mai piaciuto tantissimo, infatti faccio sempre un po' fatica. Ma ultimamente su alcuni disegni vado ad aggiungere certi dettagli colorati e quindi comunque le tengo sotto mano. Ho preso invece queste matite con i colori che utilizzo di più, così almeno ho dei colori freschi, e questi colori sono bellissimi, cioè
la qualità di queste matite penso che sia una delle più buone. E ho deciso appunto di prendere questi 6 colori per provarli e vedere se mi piacciono. Ovviamente mi piacciono, e li ho provati. E penso che a Natale mi farò un grande regalo e prenderò il set da 200. Consiglio anche a voi, se non sapete che matite prendere o se volete solo provarle, prendete qualche matita appunto che utilizzate di più e vedete se fa il caso vostro. Una delle ultime novità che sto iniziando a utilizzare, a imparare a usare, sono gli Ecoline. Questi colori sono un po' particolari, nel senso che secondo me sono una via di mezzo tra gli acquerelli e l'inchiostro. Infatti si possono utilizzare un po' con i pennini, per esempio, per provare a scrivere cose, oppure a colorare effettivamente delle campiture. Però come gli acquerelli, questi si muovono e con l'acqua si riattivano, invece gli inchiostri no. Infatti per usarli io uso insieme anche questi due inchiostri, che questo qui è nero, questo è rosso, sono sempre i colori che utilizzo di più alla fine. Questo un pochino si muove in realtà, questo molto 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 meno. Però se diciamo che andiamo con l'acqua e cerchiamo di smuoverlo, qualcosina può uscire. Sugli inchiostri indagherò ancora, perché devo trovare un inchiostro che non si muova assolutamente. Vi ho fatto vedere prima negli sketchbook che li avevo già provati e infatti avevo usato questi due colori più questi. Questo è un set che ho preso su Amazon, che praticamente ha tutti i colori un po' base, e con questi qui si riesce a fare più o meno tutto. Però ci sono altri colori, ci sono un'infinità di set di colori della Ecoline, che veramente ce ne sono così tanti che io dico chissà quando arriverà la fine. Sempre della Ecoline ho anche i pennelli. È un po' più difficile usarli, nel senso che i pennelli quando si stendono sul foglio sono molto 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 più pigmentati. Invece gli Ecoline, quelli nella boccettina, per esempio, si possono diluire con l'acqua e ci si può lavorare un po' più diversamente. Comunque, invece, se volete un effetto più deciso e preciso, ci sono subito i pennarelli. Che appunto servono a questa cosa qui. Da non confondere assolutamente con i markers, perché sono cose diverse. I markers sono ad alcol, questi invece sono ad acqua, mi sembra. Per questi Ecoline io mi sono trovata piuttosto bene con quell'album della Moleskine. E se anche voi volete usarli, vi consiglio dei fogli da acquerello di carta. Così dovreste essere a posto, se no quelli di cotone. Però per allenarvi sempre il discorso è sempre lo stesso, spendete un sacco, poi magari sbagliate e non ne vale la pena. Provate prima la carta e poi il cotone. Se hai un amico o un'amica artista, fagli un regalo del genere, potrebbe renderlo estremamente felice. Infatti questo mi era stato regalato a Natale, mi sembra, non sapevo dirlo. Ed ero felicissima. Questi sono sempre della Artix, ormai i brand che ho sono quasi sempre gli stessi, e devo dire che vanno piuttosto bene. Poi questo è un set con dei colori che utilizzo facilmente, e devo dire che li utilizzo piuttosto tutti. È un set interessante per me, ce ne sono di diversi, soprattutto con punte diverse. Ovviamente questo qui, essendomi stato regalato, non sapevano che io avrei voluto la punta a pennello, però ho visto anche che è un po' più difficile trovarli su Amazon. E queste sono le punte invece, questa qui più piccolina e questa qui a scalpello. In ogni caso penso sia importante a riuscire a utilizzare tutti i materiali che abbiamo. E poi quando passerò quelli con la punta a pennello, secondo me sarò molto molto più facilitata. Come vi dicevo prima, quando stavamo parlando di carte, per questi ci vorrebbe una carta apposta. Io non l'ho ancora comprata, perché avendo tante cose non saprei più da che parte iniziare, perché ultimamente sto disegnando anche poco, e
ci vorrebbe una carta apposta, ma gli sketchbook che vi ho fatto vedere comunque vanno piuttosto bene. Poi dipende appunto voi su cosa volete puntare. Un consiglio spassionato: se volete colorare con gli acquerelli e con le gouache, è di prendere delle tavolozze di questo genere qui. Aiuto! Soprattutto per le gouache, perché appunto per creare il colore ci vuole magari qualche minuto, e se noi lo lasciamo qui, poi ci rimettiamo sopra l'acqua, lo riattiviamo e lo possiamo riutilizzare. È un peccato buttarlo via, infatti piuttosto prendetevi una tavolozza tipo così, che costano 2 euro, 5 euro, dipende dove le prendete, e poi lasciate il colore qua. Questa è una cosa che ho fatto per puro istinto, ma ho detto meno male che le avevo prese, perché sennò con le palette delle gouache che ho preso c'erano solo queste due, e poi con lo sfondo colorato secondo me non sono l'ideale, perché ci confondono un po' le idee. Per esempio questa l'ho presa su AliExpress, questa me la sono fatta io da sola, questa l'ho presa da Tiger penso a 2 euro e questa non mi ricordo da dove arriva. Ah, questa me l'avevano regalata. Quindi vedete che comunque in ogni caso sono tutte sporche e serve assolutamente da prendere, o se no ve le fate. Bene, penso di avervi fatto vedere tutto, sicuramente mi sono dimenticata qualcosa e lo capirò tra 2 giorni quando il video sarà già online. Spero di esservi stata d'aiuto facendovi vedere tutti i vari materiali. Ci sono 1000 altre cose, c'è un'infinità di cose che possono servire per disegnare. Se ci fissiamo su questo non ne veniamo più fuori, quindi puntate sempre alle cose essenziali e poi pian pianino andate avanti comprando quello che invece vi può aiutare di più. Spero che il video non sia venuto estremamente lungo, in ogni caso se siete arrivati fino a qua vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ecco qua l'animale sullo sfondo, immobile, sta andando in letargo. Che gambette lunghe, ma che bravo!